Il Mantova a un passo dal baratro. I biancorossi pareggiano 2-2 in casa contro il Montichiari dopo essere stati in vantaggio di due reti. Vediamo. Turno del 25 aprile, il Mantova è obbligato a vincere in campo Galbiati dal primo minuto con attacco formato da Franchi con Del Sante. Parte subito il Montichiari, un rischio da parte della difesa biancorossa su un calcio d'angolo di Dimas, poi la conclusione di Franchi, forse una mano in aria, l'arbitro lascia proseguire, poi cross al centro, colpo di testa di Del Sante, la palla è fuori, ancora Dimas sulla sinistra, va giù ma l'arbitro lascia proseguire, lo stesso fantasista sudamericano con il pallone non lontano dalla porta, colpo di testa di Del Sante, palla fuori, poi Mucchetti non coglie bene il tiro, palla fuori, Mantova in vantaggio, Del Sante di testa su cross di Spinale, questo nella fase del primo tempo, il minuto è il 25esimo. Il Mantova ci prova ancora, rovesciata di Spinale, la parata dell'estremo difensore del Montichiari, Dimas ancora su punizione di poco alto, ancora Mantova, conclusione con il destro di Spinale che sbatte su un difensore. Secondo tempo, Franchi ruba un buon pallone, la porta è vuota, il sinistro, la palla esce, ancora Mantova, Spinale, conclusione, palla completamente sbilanciata, cambio, Franchi per 5 che non la prende bene, litiga con la panchina, cross al centro, il pallone in profondità, la sponda di testa, 5, rovesciata, magistrale gol, 2-0 per i biancorossi, sembra finita, ma ecco che arrivano gli incubi targati Lecco, quindi è il Mantova che prova a ripiegare, ma il Montichiari non molla, cross al centro e poi la punizione di Dimas, 31esimo, palla che sbatte sull'incrocio, Florian a porta vuota mette il 2-1, 31esimo, manca 15 alla fine, ma è ancora Dimas, magistrale punizione, 2-2 gli incubi del Mantova, ritorno nel biancorossi da 2-0 a 2-2 ed ora la situazione è sempre più difficile. I risultati di oggi hanno visto la sconfitta della Giacomense sul campo delle Renate ed il pareggio interno del Bellaria contro il Lecco. In classifica continuano ad essere appaiati i biancorossi con i romagnoli, i quali comunque guadagnano un punto dalla Giacomense. Il Mantova ritornerà in campo, ecco che le vediamo la classifica, ripeto appunto che in classifica continuano ad essere appaiati i biancorossi con i romagnoli, i quali comunque guadagnano un punto dalla Giacomense. Il Mantova ritornerà in campo domenica al Martelli per affrontare la Sant'Arcangiolese. Al termine della partita non sono mancate le contestazioni da parte di tifosi e giocatori del Mantova. I biancorossi sono usciti dall'uscita laterale dello stadio Martelli tra la folla che ha invitato con cori e canti ad onorare la maglia fino in fondo. Nel momento della contestazione ci sono stati attimi di nervosismo, ma non ci sono stati incidenti. La situazione è stata comunque monitorata dalle forze dell'ordine. E al termine della partita Boninsegna e Franchi hanno avuto un battibecco che si è comunque concluso con le pubbliche scuse del centrocampista virgiliano, una testimonianza del nervosismo dei biancorossi in questo drammatico finale di stagione.